domani non sarà soltanto una partita di calcio, non sarà soltanto una partita di calcio, domani ci sarà la voglia di riscatto da parte nostra. Il mio segnale scatenate l'inferno. Secondo palo che non sbaglia, è in vantaggio la Roma. Fraseggio della Roma, poi De Rossi va in porta, mamma mia, De Rossi, eccolo qui, un gol capolavoro. La Roma demolisce la Lazio nel derby. Lo so che non aspettate altro che un'occasione per vedermi. E allora vi volevo chiedere, ma per caso voi il 21 gennaio, la sera più precisamente, avete da fare? C'è la Roma. Ma sì che lo sapevo che c'era la Roma. Infatti, se volete, ci vediamo al The Random, esattamente il posto in cui abbiamo fatto Juve-Roma il 23 dicembre, ovvero via Scalo di San Lorenzo 99A. Quindi ragazzuoli, venite perché c'è Inter-Roma, ce la vediamo insieme a Roma Crew, quindi la commenteremo noi, foto, autografi, chiacchiere, se mangiamo una pizza, di quelle importanti, le pizze sono buone. Ma una cosa importante ve la devo chiedere, seguitemi su Instagram se volete più info sull'evento, perché praticamente metterò una storia al giorno in cui vedrò sempre appunto più informazioni, anche su prenotazioni particolari, bonus per stare un po' di più con noi. Insomma raga, una cosa non la dovete fare, non mancate assolutamente, bella. Insomma, lo abbiamo sentito il mister, era una vittoria che serviva assolutamente, una vittoria che ci porta comunque a meno 19 dalla Juve, voglio dire, bom. Marez si fa male per 3 settimane, distorsione al ginocchio rimediata nei primissimi minuti, tra l'altro si è fatto male da solo nel derby, poi ha lasciato il campo all'intervallo a beneficio di Stefano El Shaarawy. Quindi Marez, che comunque ha stretto i denti, forse togliendolo subito non avrebbe avuto tutti quei problemi, non lo so. Fatto sta che così non abbiamo fatto, quindi col sì e col ma non si va da nessuna parte. Andiamo però a vedere il calendario, perché voi non lo sapete, ma in questo episodio giocheremo altre 3 partite comunque di cartello, comunque per non farci perdere punti. E allora, Genoa, Spal e Chievo, partite che chiuderanno il mese di aprile. Poi si chiuderà la stagione con un altro episodio molto importante, un episodio che ci vedrà affrontare la Juventus allo Stadio Olimpico, e poi quello dedicato alla finale di Coppa Italia, sicuramente più speciale, ma questa, come direbbe Fede Buffa, è un'altra storia. La Roma alla ricerca di un posto in Champions League, che al momento sembrerebbe poterci stare, visto che i giallorossi sono al secondo posto. Il Genoa che sogna l'impresa e quindi la qualificazione comunque in Europa, seppur trattandosi di Europa League. Insomma, 2 squadre con obiettivi diversi ma con la stessa voglia di vincere. La Roma che deve smaltire la sbornia post derby, insomma una partita che offre le motivazioni e che ne ha da vendere, e non deve assolutamente sbagliare questa partita, una partita che spesso è stata sbagliata, un tipo di partita che spesso è stata sbagliata in questo campionato. Insomma, è la prova di maturità, è la sfida che all'andata fu decisa da Cengiz Underfu, il primo gol del turco con la Roma. Roma che stasera chiaramente un po' rimaneggiata, torna Nura, l'avevamo visto a Crotone, 2 assist per lui, insomma esordio col botto, stasera esordio allo Stadio Olimpico. Tocco per Patrick Schick con Perotti, che è andato, occhio a Perotti, 1 contro 1, salta l'uomo, Perotti nel rigore, vuole rientrare sul destro, Perina a dire di no, e poi Schick la mette sul fondo, ma c'è calcio d'angolo perché ha salvato Suki. Occhio che è partito Perotti, grandissimo lancio di Nainggolan per Perotti, che palla di Nainggolan, Perotti, palo! È incredibile però, il secondo legno della Roma, con Perotti che l'anno scorso, nell'ultima partita di Francesco Totti, non abbiamo detto in apertura, lo diciamo adesso, segnò in quella porta lì, il gol decisivo, ma attenzione ancora a Perotti, che va fino in fondo, però si va a scontrare con i rossettini. Vediamo se qui la Roma trova lo spazio per andare con Under, che è larghissimo e ha preso campo. Bella palla per il turco, 1 contro 1 con Mbemba. Occhio a Under che rientra sul sinistro, la mette, non passa il pallone perché poi Under insiste in zona tiro. Under, ecco il sinistro, Perin. Si muove ancora largo Blandi, anzi Jon. Kolarov qui si fa saltare troppo ingenuamente, allora Blandi può ancora rimettere il cross, ha retrato il pallone e Genoa in vantaggio. Ha segnato Seung Yeon. Gol dell'1-0, qui Kolarov sbaglia la diagonale e Genoa che va a fare festa con Blandi che fa il solito movimento ed è inizio partita che taglia sul primo palo per poi metterla dentro. Qui non crossa, la mette arretrata,
per la sovrapposizione del giapponese che porta avanti gli ospiti. Attenzione a Ion, Roma che però non c'è con la testa in campo. Blandi allarga, attenzione che si è perso qui. Nura se l'ha perso l'uomo. Alisson la mette in calcio d'angolo, ma la Roma deve un attimino svegliarsi. Poi Pellegrini vuole spizzare, la palla diventa buona per De Rossi, subito verticale per Schick, dorme qui il Genoa dietro. E allora il tocco è per Pellegrini. C'è Perotti che arriva a sinistra, completamente solo Diego in area. Sinistro! Perin! Ma gliel'ha calciata addosso. Under. Al centro però scarseggiano gli uomini. Under aspetta. Poi va da solo, capisce che può passare, va in percussione, Under fino in fondo, Under poi la mette dietro, Schick! Palo e gol, 1-1, ha pareggiato la Roma, e adesso un quarto d'ora per provare a portare a casa il bottino pieno, torna il gol Patrick Schick, e adesso mettiamo dentro pure Dzeko per l'assalto finale. Adesso c'è Under che va a destra, De Rossi lo vede, è entrato anche Dzeko con Schick che si fa vedere davanti, Under che la porta ancora dentro, sempre per Schick al limite, va sul sinistro, riprova a calciare, Perin ancora, poi attenzione che arriva Pellegrini. Tiene il pallone in campo, dietro per Nainggolan che crossa subito, secondo palo, Dzeko! Appena entrato, mette la firma e la Roma mette la freccia per il 2-1, remontata! Ebbene così, efficace subito il cambio di Marconi, che palla che ha dato Nainggolan sul secondo palo per Dzeko, poi Perin se l'è messa dentro, ma chi se ne frega, perché tutte le palle gol che ha avuto la Roma non si contano più. E allora Pirin che se la schiaffa dentro la porta. Gol di Dzeko dopo quello di Schick. Marconi in festa, l'Olimpico pure. Ma resistiamo. Ma adesso si attende solo il fischio finale, che spero arrivi il prima possibile, con la Roma che chiaramente deve tenere lontano il Genoa dalla propria area di rigore, perché non si sa mai, mascherando da Alisson che deve rinviare più lontano possibile. Così fa, tutti a guardare l'arbitro che non fischia neanche ora. Ora sì, non c'è più tempo. Vittoria e rimonta della Roma. Ed era ora, perché la Roma va sotto nel secondo tempo con il gol al 56esimo di Ion. E poi alla forza con il tandem d'attacco. Marconi l'aveva detto qualche settimana fa. Prima o poi ci serviranno tutti e due. Segna Schick, entra Dzeko e segna pure Edin. Roma 2, Genoa 1, altri 3 punti. Mister, derby a parte, tralasciando le sue parole dopo la vittoria, appunto, in cui sosteneva che ci potessero essere maggiori sicurezze dopo appunto la vittoria nel derby, è una Roma, quella delle ultime partite, e quindi le parlo anche prima del derby, che sembra avere più sicurezza, più consapevolezza dei propri mezzi. Le volevo chiedere se fa parte della crescita comunque naturale di questa squadra in base a quello che era il suo progetto, o se anche lei è stato sorpreso positivamente, perché oggi c'è stato un altro passo in avanti, una vittoria di carattere finalmente, quella che era mancata da inizio stagione, se non in alcuni casi rari. Ma se non contro le piccole più che altro, perché lo dissi già in privato ai miei calciatori, è facile esaltarsi contro il Barcellona, fare la partita della vita e rimontare 2 gol vincendo 3-2. È più difficile paradossalmente mantenere alta la concentrazione in questo tipo di partite. Dopo la sbornia del derby, oggi ho visto e sono rimasto stupito positivamente. Perché ho visto una crescita da questo punto di vista, una crescita mentale della squadra. Oggi siamo andati sotto al 56esimo e abbiamo avuto la forza di reagire. Poi l'ho detto, se non sbaglio, dopo la gara di Napoli, Schick e Dzeko possono giocare insieme, in futuro avrebbero potuto regalarci qualche soddisfazione, oggi hanno segnato entrambi e non può che farmi sorridere questa cosa, perché il lavoro che abbiamo intrapreso da agosto, perché anche quando sono arrivate sconfitte il lavoro c'era e come. E allora ti dico che il lavoro che abbiamo intrapreso da agosto, piano piano, sta riportando i suoi frutti. Si dice meglio tardi che mai, e allora forse è vero che la vittoria contro il Genoa è in rimonta nel secondo tempo di carattere e che ha dato continuità ad una Roma che adesso sembra più matura, può contare ancora di più di quella nel derby. E allora in campo contro la Spal a Ferrara, in un'altra partita che non va assolutamente sottovalutata, perché all'andata abbiamo perso in casa. In una gara sì sfortunata, ma comunque nel momento peggiore, sottovalutando un avversario che oggi sicuramente non si risparmierà. Dentro il suggerimento per Lisandro, al limite Manolas lo chiude alla grande. Manolas in crescendo nelle ultime partite, già dal derby, ha fatto una super partita. Ora si muove Dzeko, l'ha visto il Shaarawy, palla verticale per Edin che lotta, riesce forse a passare. Sempre Dzeko, in area di rigore, si allarga, poi c'è Under sul secondo palo, arriva il cross per Under! Dorme la Spal e Under ringrazia! 1-0 per la Roma, è qui veramente incredibile la dormita difensiva, non so di chi, forse di Ferrari che ha lasciato lo spazio al turco di rientrare addirittura e andare sul sinistro. De Rossi, Schick,
Centrale da Keita con Dzeko che fa ancora il movimento. Servito poi di prima, lascia ancora a Cengiz Under, che questa volta la mette larga. Ottima palla di Cengiz per il Sharawi, che rientra sul suo piede preferito. Il Sharawi ancora vuole il destro a giro. Centrale. Il Meret c'è. Finisce qui il primo tempo. Solo una squadra in campo. Roma che è assolutamente padrona. Contro la SPAL ci mancherebbe. 1-0 per noi. Parte Viviani dentro per Borriello, anzi l'inserimento era di Grassi, ma c'è anche la risposta di Alisson. Primo squillo della SPAL nel secondo tempo, ma in generale nella partita. Aumenta il ritmo la SPAL. Lisandro, poi Gaios, da lì può anche andare alla conclusione, preferisce la grande su Costa, nel rigore Costa affonda su Florenzi, affonda bene, calcio di rigore. Al quarto d'ora del secondo tempo, era un po' che ci aggredivano. Il fallo è di Under, non di Florenzi. E allora chance per Lisandro Lopez di fronte ad Alisson. Per un pareggio clamoroso va Lisandro Lopez. Grande rigore, pareggio della SPAL al quarto d'ora della ripresa. Viviani intanto sbaglia il tocco clamorosamente, quindi Roma che ha la chance di andare in contropiede. Con lo scatto del Faraone è scopertissima la SPAL, può spingere il Sharawi, il controllo non è un granché. Poi però resiste sul ritorno di Van Huijsen. Dalla parte opposta c'è Dzeko, il Sharawi deve resistere qui e resiste bene servendo un angolo anche da lì, anche in zona tiro. Si appoggia a Pellegrini, vediamo il destro, deviato! Calcio d'angolo. Paloschi, attenzione che fa viaggiare Costa. Qui Florenzi se l'è perso, errore da parte di Ale. Costa al cross teso e Alisson, questa volta con un miracolo su Lisandro Lopez, spala un passo dal gol del 2-1. Movimento di Dzeko, Schick parte col pallone e parte bene perché va in percussione. Poi allarga su Keita, c'è ancora Schick dentro, servito, ha chiuso Gaios. Poi insiste la Roma con Pellegrini, il tocco per Dzeko che si gira nel rigore. Dzeko sul sinistro, calcia Meret. Salva la SPAL. E allora Perotti la gira subito per Nainggolan, è andato Emerson a sinistra, bella palla del ninja per Emerson, al centro va Dzeko, c'è anche Pellegrini, la palla verso Dzeko, Meret chiude e la SPAL forse si è salvata definitivamente. Altro pallone in verticale per Paloschi, non c'è, anzi sì, c'è il lancio a sinistra, ma c'è anche il fischio finale. È come una vittoria per la SPAL che si è dimenticata di giocare il primo tempo. Nel secondo è bastata un'ingenuità di Under per far perdere due punti alla Roma. Roma che chiaramente sappiamo non poter agganciare la Juventus, e non è una notizia. Roma che però deve mirare a tenere il secondo posto, e pareggi come questo non sono sicuramente un bene. Forse piccolo passo indietro rispetto alle ultime partite. Come ha visto la sua squadra oggi? Ho visto una squadra un pochino troppo rilassata. Ecco, l'errore che non dobbiamo mai fare di stagione è quello di sentirci meno umili del previsto. Abbiamo fatto buone prestazioni, abbiamo vinto belle partite perché abbiamo giocato con la testa, con l'umiltà e con rispetto dell'avversario. Oggi dopo l'1-0, con tutto il rispetto per la formazione, insomma, della SPAL, potevamo agevolmente chiudere la pratica e non lo abbiamo fatto. Rilassandoci, sottovalutando erroneamente l'avversario, perché poi un'ingenuità non me la prendo con un der, assolutamente un'ingenuità può sempre capitare, quindi bisogna non trovarsi a fare questo. Io sono uno molto perfezionista da questo punto di vista, mi dà fastidio prendere gol comunque, ma è innegabile, premessa questa cosa, che un conto è vincere 4-0, prendere rigore è 4-1, un conto è stare 1-0, prendi rigore e ti pareggiano. Oggi questa partita deve farci crescere. Voglio vedere una squadra, se si può dire, incazzata proprio dalla prossima partita contro il Chievo. E fortunatamente adesso l'Inter ci è ancora a 3 punti di distanza. Adesso Roma-Chievo, si torna in casa. Insomma, la Roma che dopo il pareggio contro la SPAL deve assolutamente vincere. Edin Dzeko, uno dei protagonisti assoluti delle ultime partite, oggi, come abbiamo visto poco in questa stagione, sarà affiancato da Patrick Schick dall'inizio. Eccola la Roma con leggero turnover. Skorupski, il nome vero e proprio a sorpresa, perché riposa Alisson. Nura, che ormai sta giocando tanto, De Ligt pure, Kolarov che ogni tanto si alterna con Emerson. Il centrocampo è titolare, il modulo è questo qui, con Florenzi che avanza e fa l'esterno alto a destra per dare un pochino di equilibrio in un modulo in realtà che potrebbe lasciarci scoperti, appunto il tandem d'attacco Dzeko Schick. Vediamo un po', Florenzi con Nura che si frappone, visto e servito Dale, sempre Nura, cerca di dialogare con Florenzi e quel tocco di ritorno per Nura che passa con il pallo, Nura, Sorrentino e poi Perotti,
che mette in porta il gol dell'1-0 come con la SPAL. La Roma segna subito, questa volta col Bonito. Schick bravissimo a chiudere. De Rossi per Schick che la gira da Dzeko. Scambio di due che si capiscono al volo e quindi può andare in porta Schick di fronte a Sorrentino. Schick butta giù la porta. Patrick Schick funziona come il tandem. 2-0 per la Roma. E l'ultimo atto del primo tempo, ordinaria amministrazione per la Roma, 2-0 la pausa, gol di Perotti e Schick. Perotti gliela va a strappare, allora attenzione al Bonito che cerca di rientrare, sempre Perotti, le sue finte, poi la tiene lì, al limite per Florenzi che prende la mira, 3-0 per la Roma, c'è gioia anche per Florenzi, come all'andata segna il Chievo, all'andata fu un gol pazzesco, ma questo non è da meno, Roma 3 e Chievo 0. Perotti chiama avanti Kolarov, sempre puntuale, Dzeko prende posizione al centro, arriva il cross e la mette larga il bosniaco che si dispera perché gli ha dato una grande palla Kolarov e perché avendo segnato Schick il gol farebbe bene anche a Edin. Cucciarelli, Kolarov non si fa saltare, preciso anche stavolta Alexander che ha fatto una grandissima seconda parte di stagione. Poi Schick terza, crossa per Dzeko. Mamma mia, l'ha fatto mica brutto Edin, 4-0 su assist di Schick, la Roma cala il poker, forse con una deviazione, ma che gol di Edin Dzeko, cross di destro di Schick, al volo di sinistro Dzeko, Sorrentino non ci può mai arrivare, Roma 4 e Chievo 0, non c'è stata deviazione, non c'è stata deviazione, poi Sorrentino in realtà qualcosa potrebbe fare trend. Roma che anche oggi ha fatto una grandissima partita, Roma che nel finale di stagione sta un po' trovando quell'equilibrio che è mancato. Complimenti a Nura che ha fatto come questa chiusura, ma tante così. E allora il tempo è finito, la Roma vince e convince, 4-0 al Chievo, in gol Schick e Dzeko. E questa è una grande notizia perché oltre a segnare entrambi, si sono capiti entrambi. Non è un caso che Schick abbia segnato due assist di Dzeko e viceversa. Quindi questo mi fa piacere, significa che questo modulo comunque gira, tralasciando chiaramente il valore dell'avversario, mi fa piacere e sono contentissimo che comunque piano piano le cose stiano arrivando in questo finale di stagione in cui dobbiamo comunque vincere per difenderci dalle inseguitrici più che ambire ad agganciare la Juventus, quindi giochiamo anche quasi senza pensieri, ci permette di crescere, di giocare tranquilli, e questo è importante, e soprattutto di preparare al meglio una finale di Coppa Italia che poi sarà importantissima. E perché potrebbe essere il primo trofeo della nuova gestione Marconi, quindi sicuramente sarebbe importante. Ma prima di quella partita, adesso avremo nel prossimo episodio il finale di questa stagione e quindi Cagliari, Juventus e Sassuolo. Questa è la momentanea classifica con la Juve che deve ancora giocare, con quasi tutte in realtà che devono ancora giocare, quindi io vi saluto. Nura gioca più di quello che si aspettava e anche più di quello che ci aspettavamo noi. Vi spoilerò qualche movimento di mercato in estate, sicuramente partiranno Karsdorp, che non mi ha convinto per niente, proprio perché Nura poi chiaramente sta facendo molto bene, quindi vice Florenzi potrebbe anche diventare titolare. Oggi Florenzi ha giocato avanzato contro il Chievo, ha fatto una grande partita, forse Juan Jesus perché abbiamo De Ligt che sta crescendo tanto e altri centrali. Detto ciò, io vi chiedo i 5.000 like che avete sentito all'inizio video per capire un po' se ci possiamo arrivare e se volete il prima possibile il nuovo episodio. Poi chiaramente, come vi ho detto, la finale di Coppa Italia sarà un episodio particolare e speciale, non so se con qualche ospite, ma poi vedremo. Un bacione perché siamo giunti al termine, vi ricordo di scaricare OneFootball che è la mia app di riferimento sul mondo del calcio, la trovate anche qui sopra nelle schede come in tutti gli episodi di carriera, di passare in descrizione se volete maglie da calcio a prezzi molto bassi, contattate la pagina Facebook di Divise Calcio Top, seguitemi su Instagram e sugli altri social, un bacione e bella regà!